Benvenuti in questo nuovo vlog e benvenute in questo nuovo video. Torniamo a parlare di DJI Osmo Pocket, il piccoletto che sta spopolando sul web. Tantissimi youtuber che non hanno mai fatto video fotografici, video, ma si sono concentrati molto su prodotti, su smartphone, su PC, stanno facendo video di Osmo Pocket, proprio perché è un device che sta iniziando a prendere sempre più piede, a stupire l'acquirente, a stupire gli utenti che vanno a utilizzare Osmo Pocket per riprese quotidiane, ma anche quando si è in viaggio. La comodità di questo device è davvero incredibile. Nel video realizzato a Graz a inizio anno, qualora non l'aveste visto, ve lo lascio qua nella sezione schede. Per tutta una giornata abbiamo portato in giro Osmo Pocket come fosse la camera principale, quindi anziché giacca 5, cavalletto, microfono esterno, via con DJI Osmo Pocket. Il risultato è comunque buono, realizzato in modalità super fine a 25p, quindi non con la fluidità alla quale siamo abituati, almeno se mi seguite da un po' sul canale, con la GH5 a 60 fotogrammi al secondo, ma sicuramente buono in termini di qualità e in termini soprattutto di portabilità e di comodità. Osmo Pocket ha questo di vantaggio, quello di essere incredibilmente piccolo, incredibilmente performante, con un gimbal stabilizzato a tre assi che permette di fare tutte quelle rotazioni che avete visto nella parte iniziale, ma anche di avere un'ottima ripresa stabilizzata in 116 grammi. Questa è davvero la cosa sorprendente, secondo me. Ci sono dei punti sicuramente da migliorare e alcuni che potrebbero essere un pochetto negativi. Da Osmo Pocket non ci si può aspettare una qualità incredibile, una qualità estrema quando andiamo a realizzare riprese di notte, oppure quando andiamo a realizzare riprese dove la messa a fuoco deve essere gestita in modo ottimale. È un device rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare una camera in svariate situazioni stabilizzata e che con un investimento di 360 euro 450 euro qualora andassimo a comprare anche il kit, in descrizione troverete il link, il totale è 470 per la precisione, dove con il kit, micro SD inclusa e Osmo si ha modo di andare ad utilizzare questo device in svariate situazioni, su un cavalletto, con la basetta wifi, senza la connessione dello smartphone e con la rotellina dedicata. E l'avete visto, e se no vi lascio il link anche a questo vlog in alto nella sezione schede. Detto questo, non si può pretendere più di tanto da Osmo Pocket. Io sono sempre molto critico sulle camere, sulla qualità video. Avete visto anche il Mavic 2 Pro, lo recensiremo adesso a breve perché è uscito tutto, quindi abbiamo ora il quadro completo di questo drone con tanto di smart remote controller, smart controller nuovo, quindi abbiamo ora modo per recensire questo device. Mancava il pezzo, mancava il tassello che era, insomma, era stato presentato così in sardina di nascosto, ma era stato in qualche modo annunciato con il video di presentazione. Quindi sono sempre molto critico, ma Osmo Pocket non merita tutta questa criticità, diciamo. Nel video anche dedicato alla giornata a Graz con Osmo Pocket, insomma, ve l'ho detto chiaramente che è molto scomodo da utilizzare qualora si andasse ad utilizzare Osmo Pocket a livello professionale. Ragazzi, va giorno, qualcosa di così scomodo non l'ho mai fatto, cioè i filtri sotto la neve per mantenere la regola degli stop con un device così piccolo e i guanti è qualcosa di veramente scomodissimo. Ma non nasce per quello, cioè nel senso lo si può fare, si possono ottenere dei buoni risultati, ma non è lo scopo principale di questo device. E da qui nasce l'idea di fare questo video, di fare questo episodio numero 3. Sul canale ci saranno svariati video dedicati ancora a Osmo, vedremo come utilizzare i filtri, come configurare l'applicazione e poi ci sarà la review completa con insomma una valutazione a 360 gradi di questo device. Però mancava questo episodio. Cosa abbiamo fatto in due giornate? Abbiamo realizzato parte delle riprese a trezzo sul LAD e parte delle riprese per schiera del Garda, con meteo che da una parte a trezzo era ottimo, cielo limpido, ma era quello classico orario dove dopo due minuti è completamente buio, era l'imbrunire, stava per tramontare il sole e come vedrete nelle riprese le immagini si scuriranno tantissimo mano a mano che andremo avanti con il montaggio. Nella seconda giornata invece a Peschiera del Garda, sole nascosto dalla nebbia, tantissima luce ma veramente tutto molto triste.
Era Natale, quindi ci sono gli addobbi, c'è tutto il rosso che caratterizza il Natale, che rende un po' più vivace il video, ma è sicuramente, insomma, non certo una giornata soleggiata, bella, piacevole. È stata una giornata piacevole da una parte per la compagnia, ma non per quanto riguarda la qualità del tempo e la qualità dei colori. Infatti i colori che vedrete sono molto spenti, molto acidi, ma era la giornata così. Quindi Osmo l'ha ripresi com'erano. Ci sarà in ogni ripresa sotto la qualità della registrazione, quindi ciò che starete vedendo. Per quanto riguarda panorami, foto, ci sarà anche lì espressa la tipologia di panorama e la tipologia di scatto, se JPEG o RAW. Il RAW ovviamente sarà editato, questo per andare a vedere cosa si può fare con un RAW e cosa si può fare con un JPEG. Ma il bello è che tutto ciò lo troverete in descrizione, cioè vi lascerò un link a Dropbox che vi permetterà di scaricare cartella per cartella le tipologie di contenuto che vedrete su questo video. Ciò che abbiamo fatto per realizzare queste riprese è stato quindi dimenticare il manuale di istruzioni, prendere DJI Osmo Pocket, connetterlo all'iPhone X e andare a fare le riprese così come si fanno, cioè nel senso in modalità automatica, senza andare a modificare ISO, shutter speed, white balance, bilanciamento del bianco, insomma tutto così com'è, cioè se lo imposto Osmo Pocket e noi col piacere di andare a registrare, di catturare il momento in giro per foto e video. Quindi tutto ciò che vedrete è stato realizzato in modalità automatica, senza andare oltre, senza andare a modificare alcuni parametri. C'è modo su Osmo Pocket e nel video quello dedicato alla giornata Graz abbiamo invece fatto altro, cioè abbiamo con i filtri, con le impostazioni automatiche, siamo andati oltre la qualità standard con la quale si possono già ottenere ottime riprese e ottime foto con Osmo Pocket. Quindi c'è modo di fare di più e lo vedremo in un episodio dedicato. Intanto vi lascio solo con questa osservazione e questo invito, qualora aveste Osmo Pocket di già, di provare a fare una cosa che in tanti non fanno e non sanno neanche. Qualora andaste a riprendere in 4K a 60 fotogrammi al secondo, dovrete tornare indietro, quindi tornare a 25p, avere una ripresa meno fluida, ma questa ripresa meno fluida vi permetterà di realizzare video in super fine. C'è proprio uno switch che permette di passare alla modalità con più qualità e, come state vedendo adesso da questo confronto, il super fine lo si vede nel livello di dettagli, che è maggiore. Si vede per esempio nell'immagine di questi pupazzetti, quindi girata con ISO 400, shutter speed 1:60, quindi neanche tanta luce, anzi non certo favorevole per Osmo, perché la camera di Osmo reagisce molto bene alla luce ma non benissimo con luce bassa. Ad ogni modo si può vedere come già in questa immagine scura ci siano più dettagli nella modalità super fine. La camera si scalda di più, ci avvisa anche l'applicazione quando andiamo a attivare super fine, ma la qualità che avremo, il risultato finale del nostro video sarà migliore. Vi lascio ora il videoclip con color correction, musica, effetti, e in descrizione vi lascio il link per scaricare la famosa cartella di Dropbox con tutto il footage, il RAW non editato e tutte le immagini non editate. Vi aspetto poi nei commenti per sapere il vostro pensiero. Ciao a tutti e buona continuazione.
pulled down your pants. I know it.